Buongiorno, siamo a Salò per la conferenza stampa che ci illustrerà la 42esima edizione del Rally Mille Miglia che si terrà il 28 e 29 aprile di quest'anno. Non solo, ovvero l'avvocato Pier Giorgio Vittorini e a fianco abbiamo il direttore Protinia. Dobbiamo stringere anche perché siamo in diretta Facebook e quindi dobbiamo essere ben concisi. Al presidente dell'Automobile Club di Brescia, la parola e il significato dell'essere nuovamente qui a Salò ed è un avvenimento importante, presidente. Sì, è un appuntamento importante perché vedete, come nelle grandi storie d'amore, ci si incontra perché ci si piace, ma quando cominci a rinnovare gli appuntamenti vuol dire che c'è qualche cosa in più, in profondo e in più sostanza. Io amo la città di Salò, non lo dico per piaggeria nei confronti dei suoi cittadini e del suo primo cittadino. Questo è un appuntamento straordinario perché per quanto riguarda l'Automobile Club conferma che la linea sulla quale ci siamo mossi in questi 3-4 anni, ormai siamo fine di mandato, è stata una linea apprezzata. A me non piace operare il termine vincente, si vince quando si è in una gara. Quando invece si amministra, magari io ho imparato qualche cosa dall'amico Cipani che come amministratore potrebbe fare esercitare una quando si amministra bisogna essere, no, non lo dico per farmi piacere, tutta la struttura, primo per tutti il direttore centro, e di varia genere e orientate sia rispetto ai giovani, sia al direttore. Bene, noi siamo partiti con un debito che attingeva i 10 milioni di euro, se il consiglio direttivo prossimo in futuro me ne darà come generale di tutte le attività motoristico agli amici salodiani e all'amico Simone, con fiducia rispetto all'autonomia, perché abbiamo le capacità organizzative, economiche del percorso di gara. Alla Malegno Gorno abbiamo patito un grave incidente. Lo conto della città che sia il direttore e possiamo, vero direttore, dare conto, però abbiamo già pubblicato, che nell'espressione elettorale politica che il dottor Cepola amministra con tutto ciò che c'è dentro e tutti i successi che comunque esagerati il dottor Cepola perché veramente anche lui si dà da fare tantissimo, anche l'aver portato qui l'agenzia è stata dal primo dicembre la delegazione, quindi è aperto dal primo dicembre 2018 dal primo dicembre 2017 la delegazione Automobile Club Brescia a Salò. Sì. Se siamo riusciti a riportare in città, perché è un servizio importante che si aggiunge ai tanti servizi che Salò, devo dire un po' presuntuosamente, comunque riesce a offrire ai suoi cittadini. Siamo stati classificati primi come città sopra i 10.000 abitanti, la giornale di Brescia, pertanto nel momento in cui si va a costruire qualcosa di importante, la risposta del territorio e la professionalità dimostrata da tutte le componenti che sono presenti sul territorio sicuramente sono l'elemento principale del successo che ha avuto la scorsa edizione, l'edizione del Rally Mille Miglia. Il fatto di riuscire ad avere in un contesto, quindi in un abbastanza ristretto qual è poi il comune di Salò, tutto a cambiare, si può dire, il 98% delle prove speciali dell'intero percorso di gara, quindi non sarà un copia e incolla ma sarà un'edizione per quanto riguarda le prove speciali tutta nuova, e visto che il territorio di Brescia comunque offre tantissimo per fare questo, anche se i nomi sono sempre quelli che girano, si possono utilizzare in tante situazioni. Quindi quest'anno sarà un'edizione, chiamiamola di nuovo, per quanto riguarda l'autosportivo nuova. Nel senso praticamente
salendo fino all'abitato proprio di San Michele, e poi si va verso il comune di Salò, arrivando praticamente agli B4. Con Angelo Centola, siamo alla 42esima edizione. Per quest'anno sono state previste delle prove speciali che porteranno dell'innovazione oltre alla tradizione. Sì, sono prove perché il rally, come dicevo prima, si aggiorna, facciamo delle proposte tecnico-sportive importanti, tra cui voglio naturalmente ricordare la prova cosiddetta Pertiche, che sarebbe l'ultima prova speciale di 27 km dedicata, come abbiamo detto in conferenza stampa, a Denigio Buttolini come fondatore di questa del Rally Mille Miglia negli anni 70. È una prova tecnica in cui tutto il rally poi alla fine verrà deciso su quei tornanti. Naturalmente non dimentichiamo anche la cosiddetta San Michele, quindi Gardone Riviera, ringraziamo il sindaco per la disponibilità, e poi Passofobia e Moerna come prove classiche e anche dedicate importanti di questa edizione. È un'edizione che ovviamente si è rinnovata, abbiamo avuto la fortuna di avere con noi personale molto preparato sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista sportivo, perché è personale che ha vissuto sulla propria ruota, sul proprio volante queste strade, quindi credo che è una edizione da vivere, da assistere, da vedere e naturalmente da partecipare in prima persona. Oltre poi vogliamo coinvolgere ancora di più il pubblico sempre appassionato e sempre numeroso del Rally Mille Miglia col concorso fotografico Rally Mille Foto. Mandateci le foto più significative, più importanti, più curiose sulle tre tematiche che abbiamo comunicato in conferenza stampa, quali la sicurezza, quindi un pubblico sicuro e un pubblico di garanzia che anche sul proseguo della manifestazione, i volti più curiosi, più simpatici, più accattivanti, più affascinanti del nostro pubblico appassionato sportivo, e poi abbiamo le auto più belle, le auto con le performance più sportive, più tecniche e le auto anche in situazioni magari impensabili, perché come tutti sappiamo la realtà a volte supera la fantasia. Grazie molte. Grazie a voi e un saluto a tutti gli appassionati sportivi, vi aspettiamo cominciando da venerdì 27 aprile a Lonato con la prova spettacolo al cartodromo, partenza alle ore 20, quindi i cancelli per il pubblico saranno aperti a partire dalle ore 18. Sulla conferenza è stata anche annunciata una data importante del 20 marzo. Sì, è stata annunciata una data importante, un evento importante, perché è la prima volta che viene svolto a Brescia, 20 marzo, martedì 20 marzo alle ore 20, premiazioni ACI Sport, quindi della Federazione Motorismo, sui campioni lombardi, quindi tutti gli automobile club e tutti gli appassionati sportivi e i piloti, i protagonisti della Lombardia, quindi della regione Lombardia, si troveranno al Museo Mille Miglia per le premiazioni alla presenza dei vari responsabili, dei vari referenti della Federazione Sportiva Lombarda, tra cui vantiamo il nostro presidente che è componente della Giunta Sportiva Nazionale, quindi veniteci a trovare che saremo molto accoglienti e molto disponibili a farvi conoscere il nostro mondo. Siamo con Luciano Dalben, un appassionato di motori, ma chi è? Luciano Dalben è un operaio del volante della macchina da corsa, questa è la definizione che preferisco darvi. A quante gare ha partecipato? A settembre dell'anno scorso a 330. In particolare queste gare sono che tipo di gare? Ma io dal mio punto di vista le gare sono tutte belle, però mi sono orientato più per non per volontà ma per passione alle gare di velocità. Infatti parlavamo prima il rally Mille Miglia, l'ho fatto tre volte con una Stratos, una 131, una 131 Rally Abarth e una Ritmo Abarth. Poi ho partecipato quattro volte al Rally di Monte Carlo, è andata bene, e sono arrivato con felice posizione del 27esimo assoluto, anzi 27esimo assoluto perché lui ha messo la sua parte, ma però l'orientamento è sempre stato fuori dalle gare di velocità, di durata, anche sui circuiti,
va di tutto. Poi col tempo mi sono dedicato anche alle gare in salita del campionato europeo. La sua fedele compagna di viaggio, di avventure? Dunque, allora, mia moglie Maddalena, che io chiamo il gatto biondo perché siamo sposati da 51 anni. In 51 anni lei mi ha seguito alle corse per circa 160 corse. Poi a un certo punto ha detto: da domani non vengo più. Allora io l'ho chiesto: ma come mai? Allora, ho conosciuto tutto, ho conosciuto i circuiti, le gare in salita, tutto quanto. Per me quello che dovevo dare ho dato. Fai ciò che desideri e continua. Io da loro ho continuato, no, non ha mai detto: se vinco, bravo, se perdo mi dispiace. Ha sempre detto: va bene, basta. No. Una risposta molto politica. Sì, no, politica, ma d'altra parte c'è da considerare che mettersi nei panni di una moglie che ha un marito, un compagno o anche un fidanzato che sia, che corre con l'automobile, no? 8-10 volte all'anno, non è una cosa che sia molto divertente. E quindi dicevo un vecchio proverbio che le donne sono fatte per i grandi martiri e gli uomini per le grandi prestazioni di coraggio. Questo non è vero, perché una donna, anche se non appare spiritualmente e materialmente, tu la senti, dicevo, e ti dà quell'input che ti serve. Se avessimo delle negatività non va più bene, perché non si ha più la serenità, perché correre in automobile e fare gare di velocità con i rally che oggi sono di velocità, non sono più delle cosine da oratorio, e bisogna avere una serenità interiore incredibile, perché altrimenti si combina male la ricerca di una prestazione con il rischio, perché se devi andare a correre devi andare a rischiare. Mio padre diceva solennemente: quando accendi il motore di una macchina da corsa cominci a rischiare, no? E invece trovarsi in casa magari una situazione che è molto ostativa, cioè ti frena, a quel punto è meglio smettere, perché diventa una cosa insostenibile, perché ci sono dei conflitti, poi ci sono i conflitti che poi ti costano la vita in comune, meglio smettere. Io, grazie a Dio, ad oggi non ho ancora avuto nulla di questi segnali. Siccome sono talmente vecchio ormai che non ho, il mio futuro ormai è tutto alle spalle, no? E quindi quello che posso fare lo faccio ancora con grande volontà e dedizione e con molta modestia. C'è una cosa bella che quando mi dicono: ma come mai tu continui ad andare a correre con gli anni che ti ritrovi? E io dico: perché voglio imparare, perché se fossi capace andrei a vedere gli altri. E facendo così metti anche un coperchio sulla pentola che bolle, perché dopo cominciano le critiche: ma perché? E facendo così ci sta fermo. Sì, una coppia comunque tutta da invidiare, la vostra armonia e anche il fatto della donna che ha comunque al suo fianco, che l'ha sempre supportata, e come si dice un po', dietro un grande uomo c'è una grande donna. Questo qui si può dire. Io non sono un grande uomo, sono una persona che ha fatto dello sport anche, oltre al lavoro, un motivo di vita, ma mia moglie è una donna eccezionale, e c'è da dire questo, che non lo fa per volontà, assolutamente, perché voi donne non avete la bontà di concedere, avete la testa e i ragionamenti che dicono: valutare quanto può essere importante per il vostro uomo, il vostro compagno, il vostro marito, quanto è importante cedere a certe passioni piuttosto che fermarle. E qui è una questione di intelligenza, non più di bontà. La bontà non esiste in una cessione di tempi liberi, che dice tempi liberi che togli alla mia vita per vedere la tua vita impegnata in uno sport per il lavoro. E questo qui è il grande pregio di mia moglie, per quello che ritengo che ce ne sono tantissime altre di spose che hanno seguito la carriera di marito, ma ce ne sono anche tante altre di compagni e mogli che hanno lasciato in sospeso la vita di questo.
questi uomini giovani, ma che volevano ancora tutto lì. E c'è stata comunque una rivale, perché come si è parlato prima dell'automobile donna, e c'è stata una macchina che in particolare che si è particolarmente legato, con cui ha corso parecchie gare. Potrei definirle più di una, comunque la Stratos credo che sia stata nella mia carriera un'automobile che ancora oggi, io quando iniziai a usarla, non ritenevo che il suo futuro diventasse una cosa incredibile. Oggi della Stratos si parla come di un premio Nobel nell'automobilismo, no? E perché è una macchina che ha fatto delle cose straordinarie in momenti in cui le macchine migliori stavano quasi sempre dietro. Certo, non hanno sempre vinto la Stratos, ma però hanno segnato il tempo, hanno segnato. Io l'ho usata esclusivamente, oltre che fare i rally qua, di rally in Emilia, poi sempre per la velocità che c'è, era bellissimo. Poi, se vogliamo dare due damigelle d'onore a Ferrari, tutti i modelli che ho usato, perché ne ho usati parecchi, e poi il Formula 3. Cioè, facciamo che c'è la principessa e la damigella d'onore, facciamo così. Con questo. Però sono tutti automobili che quando si guidano si capisce che c'è un concetto incredibile della tecnologia. Un'auto sempre una più bella dell'altra. Ti ringraziamo tantissimo per aver condiviso con noi la tua esperienza di vita, che insomma sono sempre cose molto intime ma anche molto comunque di grandissimo valore. Grazie. Grazie a voi e complimenti per voi. Grazie ancora. Siamo con Pier Giorgio Vittorini, presidente dell'Automobile Club di Brescia. È stata una, come l'anno scorso, siamo di nuovo a Solò quest'anno per la 42esima edizione. Siamo a Solò per la nuova edizione del Rally 1000 Miglia. Ci siamo stati l'anno scorso, è stato un gran bel successo. Dobbiamo ringraziare la municipalità e l'amministrazione di Solò, i cittadini di Solò, tutti coloro i quali ci hanno dato sostegno ed aiuto. Noi ci abbiamo messo del nostro e io devo ringraziare da questo punto di vista la struttura dell'Automobile Club, il direttore dottor Centola, perché sono stati bravi e hanno organizzato una bella cosa. Devo dire fra l'altro che non è stato difficile, se vogliamo, organizzare qualcosa di bello in un contesto splendido come è Salò, ma io devo darvi anche conto della bellezza del percorso che ha attraversato alcune delle zone più belle della nostra provincia. Quest'anno ci riproviamo, abbiamo lo slancio che ci deriva dall'anno scorso, ma soprattutto abbiamo capito che un territorio come quello che è qua attorno a Salò e che fa parte della nostra splendida provincia permette di realizzare questa seconda edizione con un itinerario totalmente nuovo e diverso rispetto all'anno scorso. Questo è molto importante perché impegna i piloti a non ripetere qualcosa di già memorizzato e quindi a doverselo studiare, ma soprattutto valorizza gli aspetti che sono, secondo me, di ricettività, di turismo e di conoscenza anche al di fuori di un contesto strettamente provinciale di un territorio che è assolutamente unico. La ringrazio molto. Grazie a lei.